Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere ci troviamo nuovamente su Gran Turismo 7. Era da un bel po' che non mi si vedeva in faccia per quanto riguarda i gameplay su Gran Turismo 7. Questo è un episodio molto speciale perché, come potete vedere, andremo a guidare l'auto dei miei sogni, la mia auto preferita in assoluto. Si tratta naturalmente di una BMW M3 E46 del 2003, tra l'altro l'abbiamo anche targata. Ci stiamo preparando a quando forse probabilmente un giorno l'avrò nella vita reale. Oddio, non è un sogno così inarrivabile, alla fine non è che costano così tanto, però non vi voglio dire un giorno ce l'avrò, perché non è detto. Una cosa però ve la voglio promettere, farò tutto il possibile per averne una. Un giorno spero di riuscire a guidarla perché sarà mia. Lo spero veramente tanto. Naturalmente entriamo pur sempre in gusti personali, però io credo che sia oggettivamente un'auto favolosa. Cioè ragazzi, è bella. Ha veramente una bella linea. Veramente quando mi guarda con quei fari, con quel muso, Mi commuovo ragazzi. È veramente un'auto stupenda. Poi con tutti questi paesaggi che ci riesce a regalare Gran Turismo 7, lo fa diventare veramente un sogno. Veramente però spero un giorno di poterne avere una tutta mia e di andarci in giro e sfoggiarla. È grandiosa, guardatela, cioè con tutte le luci poi. È veramente bella, veramente bella. Come i suoi predecessori, la BMW M3 di terza generazione rappresenta l'auto sportiva P per antonomasia. Il suo motore a 6 cilindri ad aspirazione naturale è molto elaborato e produce oltre 100 cavalli per litro. Questo eccezionale capolavoro della meccanica è considerato il motore a 6 cilindri più veloce e potente del mondo. La carrozzeria compatta e stilosa e il fantastico motore rendono quest'auto sempre più bella con il tempo. Infatti a 20 anni questa macchina, e ragazzi giuro, sono completamente innamorato di questa carrozzeria, di come è costruita, di come viene presentata. Nessun tipo di aiuto alla guida. E si vede, eh? Minchia come scoda subito. Piccolo contatto con la classe A. Ferrari 308 GTS. Mamma mia che mezzo incredibile. Occhio. Ferrari 288 GTO. Senti che sound. Cazzo. Per un pelo. Maserati Gran Turismo S. E Maserati Merak. Due epoche completamente differenti. Occhio, minchia pure Ferrari in bagarre. Occhio. Minchia, senti che sound. Sta Maserati. Occhio. Troppo traffico. Rimandiamo a dopo i sorpassi. Civic Type R. Dovrebbe essere il modello del 2021. Alfa Romeo 4C Skyline R33. Questo sì che è un bel track day. Thank you.
Occhio, contatto con Toyota Supra. Audi R8 e Nissan Skyline R34. Occhio, Audi R8, prova il sorpasso. Sta scurendo, mamma mia. Ferrari testa rossa, un 350Z se non sbaglio, è una Scirocco. Occhio, piano piano piano, è solo un track day. Mamma mia, la testa rossa. Si prende troppi rischi. Minchia, come scoppietta questa Scirocco. Non ha il motore originale, sicuro. Cazzo. Mo sì che sono cazzi. Senza aiuti. Non credo ci sia auto peggiore da guidare sulla pioggia. Bisogna andare con molta calma, eh. Dobbiamo cercare di evitare incidenti, perché non abbiamo neanche il controllo trazione, neanche quello di stabilità. Cavolo, lunghi. Tienilo, tienilo. È come essere al timone di una nave. La pioggia continua a imperversare. Signori, che mezzo pericoloso sulla pioggia, eh. Sono a metà di acceleratore, l'auto parte subito senza controlli. Ho preso una pozzanghera.
Occhio qui ragazzi, non esageriamo. Non tengo le pedali tutto giù perché sicuramente l'auto perde contatto con l'asfalto dopo una certa velocità, quindi teniamola tranquilla. Anche andando dritto, sì. Cazzo! Mamma mia! Giuro ragazzi, è come essere al timone di una nave. È la stessa cosa. Arrivati a questo punto ragazzi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, era un video molto molto speciale, come ho detto è il mio mezzo preferito in assoluto, sogno un giorno di poterla avere nella vita reale perché è veramente un'auto incredibile. M3 E46, 341 cavalli di serie. Uno spettacolo. Naturalmente io ringrazio tantissimo tutti quelli che sono arrivati a questo punto del video. Spero che vi siate divertiti quantomeno come me. E mi raccomando ragazzi, se ci dovesse essere qualcun altro nei commenti che ha come auto preferita questa bellissima BMW M3 E46, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.